Il tuo gatto miagola molto e non sai cosa succede? In questo video di Animalpedia spieghiamo 10 possibili cause in modo tale che tu possa aiutare il tuo gatto. È ancora un cucciolo. Fin dalla nascita il cucciolo di gatto è abituato a miagolare quando è lontano dalla mamma, in modo tale che lei possa trovarlo. In questo senso, quello che dovresti fare è cercare di far adattare il tuo piccolo compagno alla sua nuova vita il prima possibile, fornendogli cure di base di cui ha bisogno e offrendogli tutto il tuo amore. Qualcosa gli fa male. Se osserviamo che il nostro gatto ha iniziato a miagolare molto, dobbiamo verificare se lo fa perché avverte una sorta di dolore. Per fare ciò, dovremmo toccare molto delicatamente tutte le zone del suo corpo e osservare la sua reazione. Se si lamenta, dobbiamo andare dal veterinario. Se dopo averlo toccato non reagisce ma continua a miagolare, dovresti osservarlo e se mostra alti sintomi, è possibile che il tuo gatto sia affetto da una malattia che solo uno specialista può diagnosticare e curare. È stressato. Hai provato a portare il tuo gatto dal veterinario e hai iniziato a trasmettere un miagolio profondo, rumoroso e lungo? Questa è la tipica reazione di un gatto stressato. Ogni volta che identifichi quel tipo di miagolio, significa che il tuo gatto è stressato per qualche motivo e quindi dovresti trattarlo immediatamente. Devi tener presente che i gatti sono animali che hanno bisogno di uno spazio o di un angolo in cui rifugiarsi per sentirsi protetti e al sicuro quando si sentono minacciati. Se il tuo compagno peloso non ha ancora uno spazio al sicuro, sarà fondamentale che inizi a ricavarne uno. Scopri come rilassare un gatto stressato nel video che ti lasciamo qui sulla scheda. Soffre di ansia. Se il tuo gatto trascorre lunghe ore da solo in casa, la noia in generale, la solitudine, possono sviluppare in lui uno stato di ansia che deve essere curato immediatamente. Un miagolio eccessivo è spesso accompagnato da altri problemi comportamentali, come graffiare i mobili o iperattività. Dobbiamo acquistare un tiragraffi e dei giocattoli in modo tale che possa divertirsi senza la nostra presenza. Fargli avere accesso ad una finestra per guardare fuori e passare del tempo a giocare con lui. Vuole del cibo. È possibile che il tuo gatto rimanga affamato con le dosi giornaliere di cibo che gli fornisci e miagoli molto per chiederti più cibo. A seconda del suo peso e delle sue dimensioni, devi fornirgli una quantità di croccantini o un'altra. Inoltre, è anche possibile che si sia stancato di ricevere sempre lo stesso croccantino e voglia un altro tipo di alimento. È felice di vederti. Il modo in cui i gatti ci salutano quando ci vedono è miagolando e in alcuni casi leccandoci. Per questo possono miagolare sia quando rientriamo a casa o quando si svegliano da un lungo pisolino o quando li incontriamo nel corridoio di casa. Vuole catturare la tua attenzione. Quando osserviamo che il nostro gatto non soffre di alcun disturbo, gli forniamo la dieta più idonea. Non soffre di ansia e non miagola solo quando ci vede, ma lo fa in altre occasioni. Quindi è molto probabile che voglia semplicemente catturare la nostra attenzione, perché non gli dedichiamo il tempo che richiede. I gatti hanno anche bisogno che prestiamo loro attenzione e passiamo del tempo a giocare con loro, in modo che brucino l'energia accumulata durante il giorno. Ha paura. Se hai appena adottato un gatto randagio e hai notato che miagola molto, molto probabilmente si sente minacciato. Tieni presente che per molto tempo è stato esposto a tutti i tipi di pericoli. In questi casi, i miagolii emessi dai gatti che credono di essere in pericolo sono solitamente più simili a un grido forte, acuto e lungo. È in calore. Quando le gatte sono in calore, emettono miagolii molto lunghi, acuti e alti, in modo tale che i gatti maschi vengano a loro richiamo e possano riprodursi. In generale, quando si trovano in questa fase, di solito presentano un atteggiamento più affettuoso del normale, strofinandosi a terra per alleviare il proprio istinto e persino piangendo. Se stai pensando di sterilizzare il tuo gatto, dai un'occhiata al video che ti lasciamo qui sulla scheda. Invecchia. Quando i gatti raggiungono la vecchiaia, tendono a miagolare senza motivo, emettendo un suono profondo e lungo. Possono farlo in qualsiasi spazio della casa e in qualsiasi momento della giornata. Tuttavia, per assicurarti che il tuo gatto sia in perfette condizioni, Animalpedia ti consiglia di aumentare le visite regolari dal veterinario. Se vuoi continuare a conoscere il comportamento felino, non perderti la playlist che ti lasciamo qui. Dicci, sai già perché il tuo gatto miagola tanto? Alla prossima volta, esperti!